L'enciclica del Papa che è uscita l'altro ieri, una prima impressione a caldo, soddisfazione, sorpresa? No, sorpresa no. Questa è un'enciclica che definirei di sistematizzazione del pensiero che Papa Francesco è venuto elaborando e diffondendo negli ultimi 6 o 7 anni. Quindi era necessario portare a sintesi in maniera adeguata quello che nelle diverse occasioni, a cominciare dagli interventi del mercoledì, della catechesi, andava facendo. Secondo, è interessante che il titolo, non solo, ma anche nel testo, il termine fraternità sia quello utilizzato e non quello di fratellanza. Perché anche dentro il mondo cattolico c'è a tuttora una grande confusione. Si pensa che fraternità e fratellanza siano la stessa cosa. Invece no. Perché? Perché la fratellanza è espressione dell'illuminismo, di quella fase storica, fine 700 e 800. E qual è la sua caratteristica? Quella di definire un elemento a partire dal basso. Cioè la fratellanza fa riferimento alla circostanza che gli esseri umani condividono la medesima natura, quindi gli stessi diritti, eccetera. La fraternità invece parte dall'alto. Cioè parte dal riconoscimento della paternità di Dio. Allora, per un credente, e uno non è obbligato a essere credente, ovviamente, è la fraternità il concetto chiave. E dal punto di vista pratico questo fa differenza, perché se io mi riconosco tuo fratello è perché abbiamo in comune un padre. E quindi è un concetto molto più forte che non dire io mi lego a te da un rapporto di fratellanza perché condividiamo la stessa natura e abbiamo gli stessi diritti. Seconda novità di questa enciclica è che, e questo mi ha molto colpito, che il titolo del quinto capitolo, sono 8 capitoli più un'introduzione, il titolo del quinto capitolo è Una migliore politica. E non era mai successo che un Papa in un documento ufficiale parlasse della necessità di cambiare la politica, ma cambiarla non in senso vago, ma nel senso di realizzare quegli obiettivi che nei capitoli precedenti erano stati indicati. E in particolare in questo capitolo e in quello successivo il Papa chiarisce la differenza tra populismo e popolarismo e dice che il populismo è oggi un pericolo vero, perché il populismo nega il popolo. E siccome democrazia letteralmente significa governo del popolo, è ovvio che il populismo mette a repentaglio il significato e la sostenibilità del concetto di democrazia. E questo è oggi molto importante, perché non solo in Italia, anzi in Italia molto meno che altrove. Vediamo quello che sta succedendo in Europa, in Ungheria, in Polonia, in Inghilterra come in America e così via. Il popolarismo, perché tecnicamente il populismo è la tesi di filosofia politica che dice il popolo non esiste, esistono le masse. Le masse hanno la verità, ma non riescono a esplicitarla. Ci vuole allora il capo, cioè il leader, che interpretando i bisogni delle masse traduce in gesti, in attività politica, che è esattamente l'opposto del concetto di democrazia, dove invece è il popolo che si organizza per esprimere ai propri leader quello di cui hanno bisogno e necessità. Professore, venerdì scorso il nostro vescovo, intervenendo in un dibattito insieme a lei, notava come la fraternità può essere anche una chiave interpretativa per l'enciclica precedente. Che rapporto vede tra la Laudato Si e il testo che è uscito ieri? È un Ecco che, completamento o un'integrazione? appunto, è esatto, il Papa ha avvertito l'esigenza di chiarire il punto che vado adesso a dire, perché si è reso conto che nonostante siano passati 5 anni dalla pubblicazione della Laudato Si, molti non hanno ancora compreso che
il concetto di sostenibilità, parola oggi ampiamente inflazionata, va interpretato in maniera concia. Non basta dire che la sostenibilità è riferita alle tre dimensioni canoniche, e cioè la transizione energetica, la transizione economica verso il modello di economia circolare e la transizione sociale, l'equità. Queste sono fondamentali, ma non sufficienti. Ci vuole la quarta dimensione, quella antropologica, che nel numero 10 della Laudato Si, Papa Francesco esprime con il termine di pace interiore. Cioè lui dice una vera e autentica sostenibilità è tale da assicurare e garantire a tutti la pace interiore. Concretamente cosa vuol dire? Il Papa sa che c'è un rischio oggi a livello mondiale, il rischio di andare verso una sostenibilità cosiddetta tecnocratica, e nell'enciclica lo ripete, in quest'ultima enciclica lo ripete parecchie volte. La sostenibilità cioè che verrebbe garantita attraverso l'affidamento a intelligenze artificiali, robot e via discorrendo, il digitale in senso lato, le decisioni fondamentali. Ma in questo modo l'uomo scompare. E cosa se ne faremmo di un mondo, di un ambiente, di una natura non più contaminata se l'uomo scompare? Ecco allora il rischio qual è? Quello di una servitù digitale, o per dirlo in termini più vicini all'economia, di un neo-taylorismo digitale. Noi abbiamo combattuto contro il taylorismo che ha offeso, pur avendo avuto i suoi meriti storici, bisogna evitare che si ritorni in una forma diversa a quel modello di organizzazione del lavoro che ha aumentato bensì l'efficienza e la produttività, ma che ha umiliato la dignità della persona. Ecco allora perché in questa nuova enciclica il Papa ribadisce che l'antidoto contro il rischio di cui stiamo parlando è la riaffermazione del principio di fraternità. Perché è ovvio che l'essere umano non potrà mai declinare la fraternità nei confronti delle macchine, anche quelle più intelligenti. E questo è importante che se ne tenga conto. Ultima domanda per noi trentini, sì, che non possiamo non dirci focolarini. Ecco, Chiara Lubich ha scritto il merito di aver centrato la sua intuizione sulla fraternità proprio, ma forse c'è anche il rischio che questa fraternità venga intesa come un generico atteggiamento di attenzione al prossimo. Ecco, non potrebbe esserci una lettura riduttiva di questa enciclica? La domanda è centrale ed è afferente. È vero che c'è questo rischio, ma perché? Perché si vuole continuare a non chiarire, e qui la responsabilità dei cosiddetti intellettuali è elevata, che mai chiariscono il senso delle frasi o delle parole che utilizzano. E arrivo al punto. Qual è l'implicazione pratica dell'accettazione del principio di fraternità? È il principio di reciprocità. Mentre la fratellanza, così come la solidarietà, ha come suo presupposto l'accettazione del principio di negoziabilità, cioè il contratto sociale, la fraternità postula la reciprocità. Allora, che cos'è la reciprocità? È un dare senza perdere e un prendere senza togliere. Allora, questo è vero per tutti, ma per un cristiano ha un significato particolare, perché la relazione tra il Dio cristiano e l'uomo, che tipo di relazione è? È una relazione di reciprocità. Non è né una relazione di scambio, ma neanche una relazione di comando. Perché la salvezza ci è donata, ma noi non siamo obbligati a salvarci. Dobbiamo accettarla. Questa è reciprocità. Cioè il dono ci viene offerto, tocca a noi accettarlo o meno. Ecco allora perché il rischio, direi che l'intuizione creatrice di Chiara Lubich, che era una donna veramente eccezionale, poi dopo non sempre i seguaci hanno fatto completamente tesoro del suo messaggio, era proprio questo. Quando lei già nell'immediato, durante addirittura la guerra, aveva capito che la pace universale non può prescindere dall'applicazione anche su ampio raggio e a livello di rapporti tra gli stati del principio di reciprocità. Perché molti ti dicono basta lo scambio. No,
Lo scambio va bene per mille cose, ma non per garantire la pace. Non si è mai visto che con la logica dello scambio di equivalenti, equivalenti di valore, si sia ottenuta la pace. Mai. La storia su questo è chiara. E quindi ecco perché è importante oggi che questa enciclica ultima di Papa Francesco venga letta attentamente, ma soprattutto interpretata correttamente. Io sono certo che fra non molto ci saranno editori di varia denominazione che decideranno di dedicare attenzione appunto per spiegare, perché è chiaro che il documento, che è sufficientemente lungo, ma neppure tanto, sono 65 pagine, richiede una esplicitazione. Quindi sarebbe bene che nascesse uno sforzo nei prossimi mesi per appunto dare quella che si può chiamare un'interpretazione autentica del testo di Francesco. Grazie.